look. Un mare di vulcani, potremmo definirlo così. All'orizzonte c'è Stromboli. Sì, c'è stata una grossa attività di emissione vulcanica, di gas, ma anche di tanto materiale, che ha avuto anche degli effetti curiosi. Addirittura a Palinuro, nella cala del Buon Dormire, si è visto il mare arretrare di 6 metri addirittura. Quindi sono cose che... 30 minuti dopo l'eruzione. 32 minuti dopo l'eruzione, il tempo di arrivare. Quindi sono cose che adesso gli scienziati, e in particolare ISPRA e INGV, stanno valutando e studiando, e anche cercando di capire perché solo a Palinuro e non qui, che è più vicino. Restiamo però a questo scenario, a quelle che sono le proiezioni, a quella che è la lettura di quello che saranno le nostre coste da qui al 2100. Abbiamo fatto vedere una grotta dove arrivava il mare, dottor Antonioli, e siamo a quasi un chilometro di distanza dal mare di oggi. Mi sembra di capire che alcuni documenti storici dicono che nel 1500-1600 il mare arrivava lì. E allora che cosa può essere successo? Può essere successo un fenomeno molto simile a quanto accade in tutta la Sicilia settentrionale, cioè un evento sismico ha sollevato di un metro, di mezzo metro la costa e ha procurato questo terrazzo sul quale ora abbiamo le spiagge. Quindi questo per sottolineare quanto la geologia non è vero che abbia dei tempi così lunghi rispetto a quelli umani. Qua di fronte c'è il Monte Marsili, il vulcano Marsili, che è lungo 70 km, il doppio dell'Etna. Sale da? Da 3.000 metri fino a 450 metri. Il Marsili con 450 metri d'acqua sopra appare del tutto improbabile che possa produrre un evento disastroso da tsunami. Il mare lo tiene tranquillo. Il mare lo tiene tranquillo. Un mare molto studiato naturalmente da tutti gli enti di ricerca, ma paradossalmente questi 90 km di costa invece, se li guardiamo bene, sono un buco nero, non sappiamo nulla. È vero, con molti colleghi di tante università abbiamo calcolato i tassi di abbassamento e sollevamento per redare poi le mappe di rischio di allagamento, ma questi 90 km non li avevo mai visti, ma basta guardare questi terrazzi e questa grotta per dire torneremo sicuramente, perché è molto interessante. Ci auguriamo di aver, come dire, stimolato la scienza e la ricerca scientifica ad occuparsi dunque di questi 90 km di costa per una mitigazione di quelli che saranno i fenomeni del futuro.